non puoi passare col rosso. Mannaggia. No. Ma siamo in Italia, si no, può, è consentito. Ti fanno la multa. No, cioè non puoi mettere sta roba. Non puoi mettere sta roba là. Questo è slow motion, sei pronto bro? Cosa? Per quella pranzone di San Valentino? Sì, sì. Vediamo. Signora. Più stereotipo di così non si può, vero? Vado. Guarda che cazzo ce l'ho messo io. Vuoi metterti un cappellino anche tu? Ah, può essere. C'è lì tu. Ma con la felpa. Questo... Domanda seria. Ci portiamo la Coca-Cola da casa? In borraccia? Borraccia. Ma si corrode la borraccia. No. Si scioglie, non si scioglie la borraccia. No, secondo me no. Ok, andiamo al McDonald's, c'è l'offerta a San Valentino, praticamente da un Crispy McBacon a prezzo intero e uno a un euro per le coppie. Ma no, ma che senso va andarci allora? Io pensavo che potessi prendere 10. No vecchio, però 10 vanno in perdita se andiamo noi. Questa coppia c'ha tanto fame, non si possono fare 10 crispy, ma no. Boh, chiediamo. Prendo a dormire e poi appena sveglio. Subito. Anche tu ti sei segato oggi di una volta? Ovviamente. No, oggi bisogna segarsi un sacco. Oggi tante seghe, raga. Tante. Tante. La vostra ragazza è sicuramente più cessa delle puttane che vedete sui siti. Non puoi mettere sta roba. Non puoi mettere sta roba là. Il fatto è che questa scontrettità dalla parte destra non si apre. E neanche questo si apre la prima volta, cioè deve entrare, deve fare qualcosa. Devo premere questo. Oh, ci siamo. Oh, è partita subito. Oggi ci saranno più famiglie o più coppiette? Guarda, secondo me le coppiette oggi saranno al sushi. Si sa molto di coppiette sushi oppure... Sì, secondo me nei ristoranti, McDonald's, ci vanno quelli che vogliono fare gli alternativi. Panca Bestia, però quelli alternativi, no, sti cazzi San Valentino, però festeggiamo San Valentino con un Mac. Quindi queste cose qua. E poi ci siamo noi, che andiamo lì... Perché siamo stupidi. Sì, è perché io non ho una dolce metà, e la tua dolce metà... Non sta qua. Ecco. Brava, brava. E fa bene a non stare qui. Sì. Ha fatto la scelta migliore, ha detto, porca puttana, io non vengo oggi per San Valentino, non vengo lo domani. Voglio, esatto! Non lo voglio, perdonato! Questa è la mia storia. Ma vabbè, posso... Guarda, questa la posso sfasciare, no, pure no, la no, macchina. No, dai! No, no. Guarda quanto è bella. Che poi ci fa riparare tutto. E che c'ho sta brutta abitudine che quando apro una porta della macchina, boom! La sbatto contro quella che sta accanto. Faccio dei capelli orrendi. Che ti frega, vai al McDonald's, non è che vai in discoteca. Lo so, però sono brutto, ragazzi. Come faccio ad avere una vita io? Sono un 5. Sì, un simp. No, no, 5 per fortuna. Chi l'avrebbe mai detto che avremmo passato pranzo di San Valentino io e te al McDonald's, più trash di così? Ma non ci vedo nulla di male, ragazzi. No, in realtà non ho visto. Mai attenzione a qua. Sì, abbastanza. Cioè, le persone per strada, ma anche su YouTube ormai anche, pensano che sì, che ci pensano, ci rare scippano, c'è sì, ci scippano. Sì. Sciarò. Che figlio, vassoio. Vassoio, bro, mangiamo qua? Ah, ok, sì. Ma quello è, no, quello è grande. Cioè. Vediamo se ci saziamo. Ci sazieremo. Ecco. Wow. Ci hanno detto che non possiamo filmare qui all'interno, ma non me ne è fatto un cazzo. Tanto io scarico l'app per avere anche un altro. Doppio. Ci vendiamo un tesserino. Finisce in un niente. Raga, ci hanno vietato di filmare dentro perché non avete l'autorizzazione, bla 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 bla. Ti abbiamo preso l'extra per mangiarlo a casa perché abbiamo anche la Coca-Cola a casa, quindi. Cazzo, ma sono piccolissimi. Cioè, l'abbiamo finito in meno di un minuto. Tre morse, quattro. Praticamente sì. Che macchina di merda. Poi almeno una macchina. Cazzo. Questa è una cosa molto positiva. Esatto. Non posso dire nulla adesso.
Non puoi passare col rosso! Mannaggia. No! Ma siamo in Italia, si no! può! È consentito! Ti fanno la multa! No! C'ho il la mascherina! Nandambau, ti prendo la targa! Mamma mia! Fai le cose per bene, io intanto scendo e vado a casa. No, mi ha solo aperto lo stomaco di più quel crispy cazzo bacon porco. Devo capare stare un'ora qui per fare questo. Per fare questo, porca puttana. Ecco, finito, arrivato! Fagiolata! Coca zero, raga. Zero calorie, stesso gusto. È come fare sesso protetto, no? Capito? Col preservativo, la Coca-Cola zero senza e Coca-Cola con tutti i zuccheri. Rischi un sacco. Insomma, fate sesso protetto. Oh, cioè stiamo facendo pubblicità al McDonald's, alla Coca-Cola, tutto! Però siamo grandi estimatori di Stalin. Viva il comune. È tutto finto. In realtà a noi ci piace il matriarcato. Chi è che ci ha generato? Una mamma, una pregna. Sta a me. Un appetito merda. Grazie. Soffocate su quel cibo che è stato fatto sullo sfruttamento dei dipendenti. Ah sì. Ma è quello buono. Che mi piace. È proprio buono. La prossima volta prendiamo 10 hamburgerini da un euro. Che da fare? Beh, San Valentino ever. Oggi è carnevale. Allora. Sti cazzi San Valentino. Ma se ti dice che mangerei un altro. Ma tu ne mangeresti sempre un altro? Qui c'è della droga, sicuro. Non dovevate fare la gara a chi mangia di più. Io pensavo fosse cioè, ogni cosa un euro, allora sì. Cioè, se vai e mangi solo uno, offri alla tua tipa qualcosa. E ti ho offerto un crispy bacon a San Valentino. Quello che devo fare l'ho fatto. Pausetta, corsetta. No, si devo bruciare, madonna. Oggi voglio bruciare 1000 calorie, oggi questi crispy McBacon non esistono nel mio corpo. Sto pippato! Se me non ce la fai. Cioè, è bevuto ieri, dove cazzo vai da oggi? Capite che un po' stai? No. Che babà. Bella raga, questo è stato il video di San Valentino. Volevo fare di più, non ci hanno fatto filmare dentro. Che cazzo devo fare? La prossima volta mi farò dare l'autorizzazione. Ora torno a far cazzate. Ciao, addio. E a quest'ora? Questa bottiglia è da 2 anni che è in macchina. Ma fai schifo.